non guardava in faccia nessuno. Era capace di comandare, ma anche di proteggere i suoi ragazzi. Parla piano, che ci sono orecchie dappertutto. Secondo me l'hanno tradito. Come facevano i tedeschi a sapere che era lì? Hanno dato il suo nome a una formazione di partigiani. Sono sempre su in valle. Dicono che sua moglie abbia preso il comando del gruppo. L'hanno vista in giro su una macchina rossa, con una sciarpa. Invece sono qua, non in montagna. Avrei voluto essere in valle, con il mitra in mano. Ma Filippo mi ha fatto giurare di occuparmi dei nostri figli. Sono qua, indecisa su cosa fare. Non so neppure cosa succederà domani. Filippo è morto da pochi mesi. Il ricordo e il tempo non hanno ancora cancellato la felicità dei nostri giorni. La nostra vita dedicata agli altri, alla libertà, all'amore. Improvviso i pensieri, come foglie, la collera del vento. Me immobile buio, circonda in ascolto. E può bastare il sibilo d'un treno infreddolito, morto lungo le case, a sbigottirmi d'ignoto. Timore di perderti. Mi sbianca ancora attento il viso sul guanciale. Anche oggi la Luigina ha finito le caramelle. Non c'è più niente in quel negozio. Pazienza. Le darà la maestra all'asilo, eh? Il pane. L'altro giorno alle 11 era già finito. Ma proprio in questo periodo dovevi nascere, eh? Sei proprio fortunata.
Filippo! Signor Filippo, se scappa! E se scappa! Ma chi? E c'è Ruth, il duce! Venga a sentire la radio, c'è Badoglio! Attenzione! Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini e ha nominato Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato Sua Eccellenza il Cavaliere Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio. Giovanna, Luca, ricordatevi di questo giorno. Sarà importante nella storia del nostro paese. Importante per modo di dire. Abbiamo un pagliaccio in meno. Ma adesso che cosa accadrà? Sì, hai ragione. Solo che vorrei che i bambini si ricordassero di questo giorno. A loro non si può spiegare. Devo tornare a Milano. Aspetta, una licenza scaduta non comporterà nulla, soprattutto adesso che ci sarà una grande confusione. Aspetta ancora qualche giorno prima di tornare in città. Ma cosa c'entra la licenza? Durasse ancora un mese me ne andrei lo stesso. Possono aver bisogno di noi, ma ci pensi? Io penso che ho sempre paura di perderti. Siamo o non siamo noi che comandiamo adesso? Per la prima volta sono contento di portare la divisa. Stai attento. La città è distrutta. Hanno bombardato Milano, era logico. Chissà se arriveremo. E la stazione? Avranno buttato le bombe. Ci faranno scendere in periferia. Chissà dove sei, chissà se ti sei salvato, se eri in casa o in caserma, se sei vivo, tra poco lo saprò. Che tristezza, tristezza e amore per questo nostro paese malandato, misero e sciocco. Se sei vivo, ripartiamo insieme,
C'è molto da lavorare. Bisogna fare qualcosa, qualsiasi cosa, meglio che mai. Se l'Italia fosse più piccola, non più grande della nostra casa, potremmo insieme ripulirla e riordinarla tutta. Anch'io con le mie mani, fin negli angoli più scuri, ammazzandomi di lavoro con te. Tu sei pazza. Se viene un altro allarme. Tu avresti fatto lo stesso. Povera gente. Non puoi immaginare che cosa sia. Tutte ste case crollate. Che pietà. Ne ho viste. Non puoi credere. Pezzi di gambe, di braccia. Oddio. Cervella sparse. Ne abbiamo tirati fuori tanti, però. Tutti quelli che si poteva. E gli altri? Gli altri sono sotto. Saranno morti. Mi hanno dato una piccola licenza. Sai, durante il giorno dormiamo qua e là, di solito nei camion. E penso che una volta sono rimasto in piedi 48 ore senza mangiare. E poi per fortuna mi hanno dato del latte in una casa. Meno male. Naturalmente avrei commesso qualche imprudenza. No, te lo assicuro. E poi sono architetto, lo so come fanno le case a crollare. Soltanto una volta ho rischiato davvero insieme a un soldato. Dovevamo tirare fuori una bambina. Pensa che era viva sotto le macerie. La casa stava per crollare del tutto, la mamma era impazzita, il papà e il fratellino morti. E quando le ho scoperto la faccia, le ho chiesto se aveva male da qualche parte, mi ha detto di no, che aveva sete. E appena le ho portato da bere, mi ha detto grazie, tutto seria. È carina, vero? Quasi come la nostra Giovanna. Ah, sai che mi hanno proposto per l'avanzamento a capitano? Sì, è stato il colonnello. Chissà se è per meriti di guerra. Magari gli è piaciuto il mio zelo con i fascisti. O con i cadaveri. Ah, sono tutti una massa di lazzaroni. E deboli. Un marito in gamba, va là. Ero sbalordita. Filippo, l'uomo ipersensibile, delicato, dal cervello capriccioso, con i nervi che lo avevano fatto soffrire per anni, l'uomo delle crisi e della depressione, dormiva contento come i nostri figli. Aveva vinto se stesso. E gli perdonai d'essere in mezzo alla tragedia così allegro. Di pietà, potevo averne io per tutti e due. E poi... a cosa serve la pietà? A svenire. Non aiuta nessuno.
Così non si può più andare avanti. Bisogna fare qualcosa. Insieme. Siete pochi, pochi, pochi. Qualcuno anche troppo giovane. Serve qualcuno che abbia più esperienza di noi. Che ci insegni cosa fare. Sarebbe il signorino, l'architetto di Milano. Lui è già nell'esercito, ma ha idee vicino alle nostre. Lo educano tutti giù in paese. Ma chi è il signor Filippo? Sta sempre insieme a sua moglie. Sì, in paese lo conoscono, ma non è che si veda tanto in giro. Anche prima della guerra, solo qualche bagno ogni tanto nel lago. Ma siete sicuri? Secondo me è la persona giusta. Qualcuno ci deve guidare. Mi hanno detto che è ben voluto a Milano. Non solo, girano voci che abbia salvato molte persone. Perché non andate a trovarlo? Al massimo vi dice di no, eh? Sempre che non sia già andato in Svizzera con la moglie. È l'amore tuo l'urgenza della pioggia sul bosco, notturna. È l'amore mio pazienza del sole sugli orti, incantato. Di piogge e di soli, l'amore curvi per noi lungamente ad arcobaleno, la vita. Sei vivo anche questa volta? Siamo di nuovo insieme. Nessuno ci dava comandi, indicazioni, cosa fare. Siamo a metà settembre e tutti i soldati stanno scappando. Dai tedeschi, dai fascisti. Che caos. Sono rimasto finché ho potuto. Speravo arrivasse l'ordine di resistere. Non volevo piantarli senza essere sicuro che fosse la cosa giusta da fare. Non mi par di sognare. Non capisco più niente. Siamo scappati. Scappati come dei vigliacchi, capisci? L'unica certezza è che sono vivo. L'altro ieri sono venuti dei ragazzi a chiedere di te. Sai chi sono? Gente del posto. Il più giovane avrà sia 90 anni. Hanno formato una banda. Hanno detto che vogliono proporti il comando. Il popolo è magnifico. Noi borghesi siamo marci. Ma sì, saranno dei ragazzi magari montati, ma almeno hanno l'amor patrio. Come si fa a piantarli in asso? Allora, accetto o non accetto? Abbiamo ancora tanto da vivere. Cominciamo adesso.
Sì, sì, lo so. Anch'io comincio adesso. Prima avevo quel maledetto esaurimento nervoso. Adesso mi sento rinato. Cosa vuoi che ti dica? Tu lo sai che se mi ci metto faccio le cose sul serio. È solo che vorrei il tuo parere. Tu vuoi il mio parere? Sì. Io penso che sia rischioso. Aspetta. Vediamo come si mettono le cose. Giulietta, Giulietta, stai cercando delle scuse. Ma proprio tu, così... Così come? Così solida, il mio punto d'appoggio. Io ti voglio bene. Sì. Sì, 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 lo so. Vabbè, dimmi solo una cosa, onestamente però. Ti sembra che quelli che sono andati in Svizzera mollando tutto abbiano fatto bene? No. Ecco. Hai detto quello che volevo. Quello che io so che tu pensavi. Si fa, basta. Poi scusa, non eri tu che durante l'infanzia hai sempre sognato la rivoluzione? Non eri tu... Non era quello che desideravi? Poi scusa, non abbiamo sempre disprezzato quelli che agli ideali antepongono le parole? E del resto, o la va una spacca. Poi saremo contenti. Dio mio, avevo deciso, anche per lui. Mi sentivo leggera e fredda. Ripensando a quel momento, finimmo a riderci sopra, quasi vergognandoci di aver avvertito, nella tensione del silenzio, un momento solenne. Eppure era così. Salimmo poi in camera, in punta di piedi, come le altre sere. E come le altre sere ci addormentammo vicini. Sarebbe meglio arrivare in orario, soprattutto in questo periodo. I bambini stanno in cortile solo per pochi minuti alla mattina per farli giocare. Poi è meglio tenerli dentro, non si sa mai. Avevo da fare. Ah, tutti abbiamo da fare. Lavori più o meno onesti... Cosa intendete dire? Io lavoro in montagna, raccolgo legname e porto in giro le pecore del Tugnin. Allora? Certo, certo. Hai sentito del signorino? Ha accettato il comando della banda. Non pensavo. Poteva andarsene. Magari in Svizzera e stare bene con tutti i soldi che ha. Pippo ha raccontato che ha detto subito di sì. Pensa, stanno già preparando qualche azione. Comunque ti tengo al corrente. Ma ci manca ogni cosa. Viveri, scarpe, abiti. Poi dobbiamo organizzarci. Devo anche trovare le armi. Maria! Ti faccio sapere.
si iniziava a fare sul serio. Si organizzavano spedizioni. Mi ricordo quella volta alla fabbrica di Gargallo per prendere un centinaio di scarpe. Filippo era deciso. Ero fiera di lui. Cominciavo a capire molte cose sul suo modo di condurre la vita, spesso contraddittorio in apparenza. Filippo non ragionava mai sul perché fare una determinata cosa. Seguiva molto l'istinto, ma ragionava molto sul come farla. E la popolazione gli andava dietro. Bisogna riconoscere che molti erano generosi. Non bastavano certo solo le 20.000 lire che Ferruccio Parri gli aveva fatto avere da Milano, dandogli il comando ufficiale di quella banda di ragazzi. Anche una ditta di Omegna ci diede gavette composate, lampade a petrolio, stufette e pentoloni. La cosa ci colpì. In casa nostra c'erano un mucchio di riunioni, un grande affare, un gran via vai di gente. Non poteva certo passare inosservato. Una volta che eravamo fuori casa, vennero i fascisti. Decidemmo che non era più sicuro restare. Portai i bambini dai miei a Varese. E Filippo andò a installarsi definitivamente in montagna con i suoi uomini. Fu una fuga malinconica e precipitosa. Ci vedevamo di sfuggita in quei giorni. Questa sera porto il mio gruppo al battesimo del fuoco. È una piccola azione di disturbo alle strade che conducono a Villa d'Ossola da ieri mattina occupata dai patrioti. Io credo che la cosa si risolverà in una marcia notturna e in una sparatoria. Ma in tutte le cose c'è sempre questo terribile ma, le cose possono andare diversamente. Ricordati però, cara, che qualunque cosa mi capiti, io ho voluto e desiderato questa prova, che mi viene imposta da un più alto e strano senso del dovere. Non essere arrabbiata con me, perché so che in fondo mi davi ragione. E questo è un motivo, e non il più piccolo, che mi sprona. E poi, cara, pensiamo che queste cose passeranno e che io tornerò ad essere il pippone casalingo e domestico, contento della sua famigliona, innamorato di sua moglie e con in più un pizzico di fama di vecchio guerrigliatore patriottardo che conferirà dignità all'incipiente canizie. Una sola cosa mi pesa, ed è che sei partita ieri senza potermi dare un bacio. E questo mi fa male al cuore. Prima dell'inverno lo raggiunsi ancora. Avevano deciso di andare in una piccola baita in Camasca per essere più sicuri. Ci andai anch'io, a piedi, vicino a lui. Nel sacco portavo tante cose: posate, coltelli, un paio di forbici, dello spago, della carta, sale, zucchero, tè, cacao, sapone, soda, medicine, un termometro, una bottiglia per l'acqua calda, le pantofole di pelliccia, libri da leggere, fotografie dei bambini, fiammiferi, una spazzola. Tutto quello che mi pareva ci volesse per fare una casa. Ero piena di energia ed entusiasmo. C'era posto anche per me in questa guerra. Man mano che salivamo, la vista si allargava in una prealpina fuga di monti, laghi e colline. Apparve dopo l'ultimo dosso il gruppetto di baite dove stava l'accampamento. La nostra era piccolina, graziosa, e guardava la valle con davanti tanti alberi. Non c'era l'acqua né la luce, si capisce.
Non è per odio contro nessuno che si deve fare, ma per l'Italia, per salvare il salvabile, per rifarci un nome. E senza disciplina, pazienza, senza coraggio e spirito di sacrificio, non ci arriveremo mai. Dobbiamo scrivere delle regole. Carta e penna ci sono? C'è tutto! Non ci manca niente. Pippo. È contenta, signora? È contenta d'essere qui. Dai, Lino, andiamo a dormire. Tanto per stasera non divento ancora comunista. È un bravo ragazzo, Lino. Vedi, i comunisti sono brave persone, ma sono tristi, troppo seri. Il comunismo sarebbe una bella cosa se gli uomini fossero angeli. Tu lo sai che io sono d'accordo sul loro programma, ma non può funzionare, così è un'utopia. Bisognerebbe che tutti fossero onesti, disinteressati, che tutti avessero fede, entusiasmo e un minimo di intelligenza. Poveri noi! D'altra parte occorrerà pure prendere partito una volta o l'altra. Ma perché? Scusa, oggi come oggi quello che faccio lo faccio meglio così. Non essendo di nessun colore posso rimanere amico di tutti e creare l'accordo, poi si vedrà. No. Per me i partiti non contano. I programmi sono quasi ugualmente buoni. Per me quello che conta sono gli uomini che li rappresentano, i mezzi che useranno. Ma darò la mia fiducia a chi se la merita. Io lo so. Tu non sei un teorico, tu sei più un uomo d'azione. A te interessa di più il fare. Sì, hai ragione. Però che bello averti qui con me. Andiamo a dormire? No. I tuoi ragazzi si fidano di te. Davvero ti adorano. Io non so come fai. Li conosci da così poco tempo. Non lo so. Forse perché li tengo a lì. No. Così non ti viene freddo da sotto. L'ho imparato sulla mia pelle. Pronti? Può sapere che cosa sia il sonno in certi casi. Il sonno del giusto, si dice. Il sonno eroico, anche se suona enfatico. Quel sonno leggero, chiaro, che non ha nulla a che fare con la poltroneria. Il sonno di chi prima di addormentarsi si è detto che forse verranno stanotte. Sarà la volta buona. Beh, alla peggio, proprio alla peggio. Ci lascio la pelle, ma morirò di buon umore. Alt! Chi va là? Italia! Allora Enrico, come va? Non fa tanto freddo quando nevica, no? Almeno c'è questo vantaggio. Davvero.
Mi ricorda il Natale a casa, da bambino. Anche a me. E le sciate con Giuliana. Già. Cosa c'è, Enrico? C'è che lei sembra sicuro di quello che sta facendo. Io invece... non che non lo sia, ma in questa storia ci sono finito dentro quasi senza accorgermene. Se mi chiede cosa è successo prima di questi giorni, non so risponderle. Sono scappato dalla caserma di Casale per non essere preso dai tedeschi. Ho una profonda avversione per i nazisti ed è per questo che sono arrivato qua. Mi chiedo tante volte cosa sto facendo. Mi sembra di non avere ancora un'idea precisa, di non aver fatto una scelta di campo, ma di fare per ora opposizione a qualcuno e a qualcosa. Molti dei miei amici vengono dall'Azione Cattolica, ma non basta per darmi coraggio e capire cosa fare. Non basta non essere andati alle adunate del fascismo vestiti da balilla e scappare a giocare a biliardo. Enrico, lascia perdere quello che è stato. Sei qui e questo è quello che conta. Abbiamo vissuto un regime dispotico, oppressivo, dittatoriale, che ha costretto le persone a fare delle azioni che mai si sarebbero immaginate. Ma quelle che sono le violenze e anche i fallimenti non possono essere tenuti nascosti a lungo. La gente, anche la più povera, non è stupida. Alla fine si accorge di quello che sta accadendo e allora, consciamente o no, fa una scelta. Non si può falsare la verità storica. Guardi, sta iniziando di nuovo a nevicare. Dai, ancora mezz'ora. La neve ci sorprendeva sempre. Andando a prendere l'acqua alla fontana, come al solito incontravo i ragazzi a torso nudo o in maglietta, con lo spazzolino da denti in mano e l'asciugamano sul braccio. Io e Filippo eravamo entusiasti della neve. Era una cosa che sentivamo veramente in due, senza parole. Ci univa in un'intimità profonda, dava gusto alla casa, al sonno, al tepore del letto, alla gioia di rientrare. Dava un magico sapore alla vita, una purezza ad ogni odore, colore ad ogni gesto. I camini delle baite fumavano. Sotto, il nostro villaggetto brulicava di vita, di operosa pace. Pensieri di giustizia vincevano ogni passione, placavano ogni inquietudine. Tutto quel che è bene, dicevamo, deve finire bene. Ero felice quel giorno e mi chiedevo perché la vita fosse tanto bella lassù. Forse perché le cose riacquistavano di botto un sapore essenziale. L'acqua calda era una gioia. Il fuoco era caldo. Il sole era giallo. I quattro muri di casa erano veramente muri. Buoni contro il vento, il gelo, contro gli sguardi degli altri, contro, forse, i colpi di fucile. Erano muri. La nostra esistenza era in gioco. E diveniva come in una bolla di sapone, magica e iridescente al colmo della sua bellezza, prima di spaccarsi. Eravamo contenti di quello che facevamo. Avevamo la coscienza pulita. Lassù si poteva vivere e parlare senza veli. Filippo continuava con i ragazzi le azioni. Io aspettavo il suo ritorno, sempre più preoccupata. Mi tenevo vicino al moschetto che ci aveva regalato la gente della Valstrona dopo una scorribanda. Poi ripartì. Filippo voleva che tornassi dai bambini. Ricordo ancora adesso la sua frase. Voglio essere tranquillo, sicuro che ai bambini rimanga qualcuno su cui io possa contare. Verranno tempi difficili. C'è tenè, né capitano, né colonnello, né generale. Questa è la
la marcia dell'ideale. Un partigiano vorrei sposare. Giuliana cara, ho tanta voglia di stare con te e raccontarti tutto quello che è successo dalla tua partenza in poi. Non so se sarà giunta fino a Varese l'eco dei fatti di Omegna. La mattina del 30 novembre, rinforzati di una squadra del gruppo della Valsesia di Moscatelli, abbiamo fatto il blocco di Omegna, prelevato armi e munizioni dalla fabbrica in Uggi e distrutto la casa del fascio. Dovevi vedere, avevamo il camion pieno di viveri e indumenti, perché la gente, trovando le fabbriche bloccate, è corsa in piazza per aiutarci. Mi sono commosso. Ho dovuto persino parlare dall'alto di un camion, tra gli applausi di quelli che avevano riconosciuto il fiel del Sciurnino. Alla sera ho avuto un colloquio telefonico con il federale di Novara. Adesso la gente viene da me come l'unica autorità efficiente della zona. È tutto molto divertente. Ti manderò poi a dire se puoi tornare da noi, a seconda della situazione. Sicura? Sì. Porca miseria, che sono ferito anch'io. Dove? A un tallone, ma posso guidare? Oh, sì. Ma sono partigiani! Oddio. Come va? Fa ancora male? Hai provato la febbre? No, sto bene. Sei stata molto coraggiosa ieri sera, sai? Sei proprio una donna in gamba. Poteva andare peggio. Certo che se iniziamo a spararci anche fra di noi. Già. I fascisti rideranno come pazzi. Che figura abbiamo fatto. E la macchina è rovinata. Bella idea andare in giro su una macchina tedesca. Di Dio non ha avuto tutti i torti a sparare. Ma forse avevamo ragione tutti e due. Comunque, Alfredo... Di Dio? Sì, è qui fuori. Se hai bisogno, chiama. Sì. Cosa ti devo dire? Sono venuto a chiederti scusa. Vabbè, l'importante è che siamo vivi. Hai ragione. Come va? Oh, meglio. Senti, quello che è successo mi ha fatto pensare che così non possiamo andare avanti. Ognuno per fatti suoi è troppo pericoloso. Dobbiamo organizzarci. E un modo ci sarebbe. Uniamo le nostre bande. Uniti saremo più forti. Cosa dici? Ci pensavo anch'io. Abbiamo dalla nostra parte un gran numero di ragazzi. Sparpagliati così non serviamo a nulla. Sono d'accordo. Ragazzi, vi raccomando il capitano. Curatelo voi. Non ti preoccupare, ci pensiamo noi.
Ciao, cara, stai tranquilla. Sì. Tu piuttosto... In Valdossola c'è stata segnalata la presenza di un artista lombardo, una specie di innominato, parente di un noto architetto, il quale, alla testa di poche centinaia di bravi, si dà le arie di governare il paese all'occorrenza di proteggerlo. Ma chi è questo concetto pettinato? Il solito giornalista da Merino, de Servo. Il capitano gli risponderà di sicuro? Oh, stai certo. Mi hanno detto che sta preparando un proclama da affiggere in tutti i paesi all'inizio del prossimo anno. Gaspare, ci organizzeremo. Adesso molta gente dalla nostra parte, da Domodossola fino a Omegna. E il nostro gruppo è tra i più numerosi. Ed è proprio per questo che dobbiamo fare attenzione. E non solo i fascisti, ma soprattutto i tedeschi. Ora non hanno più nulla da perdere. Ieri il capitano ha parlato al telefono con il colonnello tedesco. Gli aveva chiesto di arrendersi, figurati. Le ha risposto che lui e i suoi uomini, noi... avremo combattuto fino alla liberazione della nostra patria, fino alla liberazione delle occupazioni straniere di qualsiasi nazionalità e dall'infame cricca fascista. Belle parole. Ero proprio lì vicino quando gliele diceva. E poi, per non coinvolgere la popolazione, ci sparpaglieremo nel paese. I miei uomini non hanno bisogno di comodi alloggiamenti e quindi non deporremo le armi. Così ha detto. Adesso si fa sul serio. Filippo si era trasferito con l'intero gruppo in Valstrona. I tedeschi non salirono subito nella valle, ma l'ultimatum del colonnello segnò l'inizio della persecuzione, ma anche il periodo di vita più glorioso della banda, quello delle azioni pazzesche. Filippo lanciò la sfida in un proclama comparso sulle cantonate della valle per Capodanno. La gente tremava d'ansia, le donne baciavano il manifesto sui muri. Nulla avrebbe ormai potuto fermare quel che accadeva nel fondo delle coscienze. Non starò a fare la cronaca minuta di quel che successe dopo. Riguarda la storia, la piccola storia partigiana. Gennaio segnò l'apice dei successi e il gruppo contava ormai più di 400 ragazzi. Ma alla fine del mese i tedeschi delle SS erano venuti a installarsi a Omegna e la tensione era alle stelle. Qualche battaglia persa, molti ragazzi che non se la sentivano più di continuare a combattere. Con i pochi superstiti, amareggiato e deluso, Filippo lasciò la Valstrona e scese a Megolo. Un bel dì mi venne il fregolo di fermarmi in quel di Megolo. Stanchi e sfottuti all'osteria del ramo. Thank you.
Filippo rifiutò ancora la resa. Il 13 febbraio, all'alba, i tedeschi attaccarono. Su, tirati su, dai. Vai, vai, su, vai. Vieni, vai. Dai. Allora. Dai. Mi hanno preso i tedeschi. All'albergo della Delfina. Bastardi. Mi vogliono portare a Novara. Ah, no, 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 senti. Bisogna tentare di scappare da qui, è pericoloso. Dai, tirati su, vai, vieni, attaccati a me, dai. Su, vai, dai, su, su, dai. Vai, così, sì, bravo, così. Dai, bravo, dai, bravo. I fascisti stanno scendendo verso il paese. Ci deve essere ancora battaglia. Dai, dobbiamo scappare. Su! Quel fascista è in mano al bastone del capitano. È un pugnale insanguinato. Ehi, metti questa gerba con la paglia, su. Poi esci di lì. Vai tutto dritto, in fondo c'è un ponte, lo attraversi, eh? Cammina veloce. E se senti degli spari, oh, corri. Hai capito? Corri. E buona fortuna. Il 13 febbraio 1944, a Megolo, in Val d'Ossola, il capitano e altri 11 partigiani caddero nella battaglia con i tedeschi. I loro nomi: Filippo Maria Beltrami, Gaspare Paietta, Antonio Di Dio, Carlo Antibo, Giovanni Bressani Bassano, Aldo Carletti, Gianni Citterio Redi, Angelo Clavena, Bortolo Creola, Emilio Gorla, Paolo Marino, Elio Toninelli. Scorreva poco sotto il Toce tranquillo, l'onda azzurra, che aveva accompagnato tante chiare giornate della nostra vita, le più dolci e le più fonde, portava a valle, placato, il suono degli ultimi spari, il vento gagliardo di primavera e di neve, nel grande mattino, spazzava il sereno. Thank you.
Nel febbraio del 1944 io ero ancora all'asilo quando mia mamma ha sentito i primi spari. Ha lasciato di corsa al lavoro, è venuta a prendermi e mi ha portata a casa. Io non ricordo nulla. Nonno Dionigi mi ha sempre raccontato questa storia. È una storia di uomini e di donne che hanno combattuto per la libertà. Loro, come questi 1200 nomi che sono ricordati qui su questo muro. Questi uomini e queste donne e gli altri sconosciuti che in questo territorio hanno perso la vita. Non mi chiedere per chi. Non ho molte risposte. Però sono certa che lo hanno fatto per me e per te. Perché domani tu ti batterai per la libertà di tutti.